quando siete saliti? Beh, nessun problema, andiamo avanti. Salve ragazzi, siamo alla quarta recensione di aerei per X-Plane 10 e vi trovate a bordo di questo piccolo aereo privato a due motori, costruito anche questo con grande cura. Abbiamo una cabina sempre realizzata con numerosi dettagli. Vedete che anche qui c'è una schermata multimediale che permette di visualizzare una serie di parametri riguardanti il carburante, riguardanti la pressurizzazione, la corrente elettrica. Ovviamente ci permette anche di visualizzare in più grande la mappa, appunto, di volo, quindi con la nostra rotta. In ogni caso, è un aereo abbastanza performante, è costruito con molti dettagli e ancora una volta la cabina è molto intuitiva. Sempre c'è il solito tastierino su cui impostare la parte dell'aeroporto di destinazione, quindi la rotta di destinazione. C'è un doppio un sistema di navigazione, in quanto potete vedere che appunto la parte del navigatore si ripete due volte nella cabina. Nonostante l'aereo sia appunto piccolo, come avevamo già detto prima, osserviamo l'aereo dall'esterno. Ecco, come potete vedere, appunto è un aereo abbastanza piccolo, solamente due motori, può benissimo essere considerato quasi come un aereo privato, ovviamente. Ancora una volta anche all'esterno l'aereo è curato nei minimi dettagli, ci sono ancora una volta tutte le luci al loro posto e anche la struttura esterna è perfettamente, diciamo, costruita, nel senso che non ci sono dei bug, non capita di poter vedere attraverso l'aereo come in alcuni casi, e appunto anche il sistema di illuminazione e tutto quanto è tutto al proprio posto, è perfettamente ordinato. Suppongo che voi vogliate sapere dove stiamo andando. Ebbene, siamo diretti ad Albenga. Siamo decollati da pochissimo da Caselle e la rotta è quasi totalmente stabile, nel senso che noi siamo già sulla nostra rotta, però stiamo ancora salendo perché la nostra altitudine non è ancora quella di crociera, nemmeno la nostra velocità. Quindi dobbiamo ancora terminare di stabilizzarci, ma non credo che rimarrò a raccontarvi il nostro percorso di stabilizzazione, eccetera. Vi basti sapere solamente che è un aereo molto dettagliato, molto ben costruito, anche strutturalmente sia all'esterno che all'interno. Non ha tanti dettagli quanti ne avevano molti altri aerei che abbiamo recensito già prima, come ad esempio l'aereo appunto della scorsa volta, che era ancora più curato nei minimi dettagli e aveva un sacco di... come dire, anche la cabina era molto più complicata. Ma diciamo che anche questo aereo non scherza, ancora una volta molto intuitivo. Credo che questo aereo sia perfetto per chi sia alle prime armi e quindi per chi stia appena iniziando a utilizzare un simulatore di volo. Direi che vi posso ringraziare e vi posso salutare. Alla prossima recensione. Grazie mille a tutti. Ciao.